Allora, descriviamo velocemente alcune delle condizioni, alcuni dei modi per caratterizzare un campo rotazionale. Quindi è molto importante, lo chiederò agli orari. Quindi la definizione 1, quella da cui siamo partiti, è che presi A e due punti qualsiasi A e B, che è l'integrale curvilineo da A a B lungo una curva, in realtà non dipende dalla curva, quindi non so, da una curva 1 è esattamente uguale a A e B V corpo scalare da R lungo un'altra curva, quindi non dipende dalla curva, va bene? Quindi non dipende dalla curva. Poi abbiamo dimostrato che equivalente è questo, equivalente nel senso che la 1 implica la 2, ma la 2 implica anche la 1, e che preso curva chiusa, ovvero un circuito qualsiasi, preso curva per circuito qualsiasi, che l'integrale curvilineo lungo la curva chiusa, che si indica così, quindi non ha gli estremi ma un cerchietto, però dovete specificare la curva, di nuovo non F ma V, sto facendo un discorso generale, quindi preso una curva chiusa qualsiasi, la circuitazione è 0, quindi circuitazione è 0. Poi abbiamo dimostrato che la 1 implica la 3, e la 3 è questa, che esiste una funzione scalare, chiamiamola phi. Quindi phi è una funzione scalare, anzi metto phi xy z, funzione scalare, è un numero tale che il campo vettoriale è uguale a meno il gradiente di phi. Oppure ho la stessa cosa, quindi questo è equivalente a dire che la phi, chiamiamo così, facciamo che l'integrale da A a B di V prodotto scalare da R lungo una qualsiasi curva, perché ormai l'ipotesi è irrotazionale, quindi non ho più bisogno di specificare la curva, non scrivo più parentesi C, che questo è uguale a phi di A, phi di B, meno phi di A. Ah, questo segno meno non la mettiamo per il momento, questo lo lasciamo per i fisici, per il momento sto facendo la scheda matematica. Poi nelle forze conservative si esplicita il segno meno, lo dirò dopo. Ovviamente ricordate cos'è il gradiente, quindi ho memoria che il gradiente di phi è uguale a un vettore che si chiama per l'appunto gradiente di phi, è un vettore che ha una parte nella direzione x, ha una parte nella direzione y e una parte nella direzione z. La parte della direzione x è la derivata parziale di phi rispetto a x, la parte della direzione y è la derivata parziale di phi rispetto a y, e la parte della direzione y è del z, è la derivata di phi rispetto a z, derivata parziale, e dovete ricordarvi cos'è la derivata parziale. Quindi la 1 implica la 3, ok? Poi magari
Il guaio è che sto andando troppo veloce per l'autogruppo. Cioè l'autogruppo ha avuto più interruzioni di didattica e quindi la differenza tra quello che faccio voi e quello che sto facendo adesso a loro sta crescendo. Quindi preferisco fare dei ripassi piuttosto di mettere nuova carne al fuoco. Io intendo mostrarvi, magari sul pomeriggio, che la 3 implica la 1. Ok? Che avere una funzione phi tale che sia legata a V in questo modo implica che la V è irrotazionale nel senso della 1. Ok? Quindi quando dimostrerò che la 3 implica la 1, allora questi saranno equivalenti tra di loro. Una qualsiasi può essere presa come la definizione, se volete. C'è un altro che voglio introdurre già adesso, perché lo introduco in maniera abbastanza nozionistica, però lo useremo pesantemente nel corso. E nasce un po' da questo problema qua. Immaginate di avere questi due campi vettoriali. Li abbiamo disegnati ieri, l'ho dato ieri. Cosa avete fatto ieri? Avete studiato? Si vede che il disagio sociale non era così forte ancora, perché quando c'è il disagio sociale la gente si impegna e non vuole precipitare nel buco nero della disperazione. Allora studiano, va al mare. Avete disegnato il campo vettoriale. Avete disegnato il campo vettoriale. E ora si chiede, come faccio a sapere se un campo vettoriale che qualcuno mi dà così è conservativo o no? O è irrotazionale o no? Come faccio? Devo disegnare le frecce e cominciare a grattare la testa e immaginare di fare tanti percorsi, scegliere un percorso arbitrario? Per esempio, di nuovo, com'era il disegno di questo? Rapidamente, perché credo che sia comunque una buona occasione per ricordare quelle cose. Questo diceva che il vettore era nella direzione X, quindi sono tante frecce che vanno nella direzione X o anti-X e vanno di là in proporzione al valore di X. Quindi quando X è 0 non ho alcuna forza. Tutti questi punti non hanno nessuna freccia. Quando mi trovo su questi punti qua avrò delle frecce che sono così. Quando mi trovo a distanza doppia avrò delle frecce che sono doppie. E qua analogamente avete delle frecce così e delle frecce così. Provate a immaginare andare da un punto A a un punto B e chiedervi se il percorso che voi scegliete per andare da A a B, se voi andate così, sarà uguale che andare, che so, lungo una curva di forma strana. Secondo voi? Andare in questo modo oppure andare così verrà fuori lo stesso valore? Sì che verrà fuori lo stesso. Non fatevi ingannare dal fatto che le frecce qua hanno modi diversi. Pensateci un attimo, ve lascio a voi convincere. E se le frecce fossero così? Com'era la situazione? Qua avevo le frecce zero su questi punti, ma a questo punto aveva una freccia così, questo punto che aveva un y doppio aveva una freccia doppia, questo che è y terzo era così, questo punto era così, questo punto era così, questo punto era così, e come anche questo punto, no? Dovete immaginare la... E in questo caso, forse il modo migliore per pensare, avendo un disegno di frecce, se è conservativo, se è rotazionale o no, è pensare ai percorsi chiusi. No, la seconda definizione, che è conservativo se la circuitazione è sempre zero. Allora, perché è più semplice? Perché guardate, immaginate una curva chiusa, basta trovarne una chiusa dove non è zero, che non è un campo irrotazionale, no? Perché la seconda definizione dice qualsiasi curva chiusa deve essere zero la circuitazione. Quindi basta che ne trovate uno che non lo sia. Certo che se lo trovate uno che è zero non basta, perché deve essere qualsiasi. Ma basta trovarne uno che non lo sia, che è certo che non è irrotazionale. Pensate a questa curva qua, che parte da questo punto, va fino a qui, poi va qua e poi va qua. Quindi va dal punto A, B, C, D, in questo modo.
Guardate, spostandomi da A a B con spostamenti da R in questa direzione, ho un prodotto scalare tra la forza, perché la forza, la forza sono queste verdi, ok? La forza, la freccia verde e la freccia bianca sono paralleli, quindi il prodotto scalare è positivo. Quando arrivo a B ho accumulato un numero positivo. Quando vado da B a C, i vettori spostamento sono così, ma la freccia e forze sono così, quindi sono 90 gradi, quindi andando da B a C ho zero. Non c'è un contributo nuovo nella mia sommatoria. Tutti gli spostamenti da B a C mi danno prodotti scalari nulli. Quando vado da C, quando vado da in questa direzione, le frecce verdi sono in che direzione? Sono per di qua, no? Perché ho la Y negativa! Quando l'Y è positiva, la freccia verde va a destra. Quando l'Y è negativa, la freccia va a sinistra. Quindi vedete che quando io vado da C a D, di nuovo ho il parallelismo tra lo spostamento e la freccia verde, la freccia del campo. Quindi da C a D ho di nuovo prodotti scalari positivi. Quindi positivo andando di qua, zero andando di qua, positivo di qua, zero di qua. Risultato netto, positivo. Non è irrotazionale. Invece questo, pensateci, qua andate in questa direzione, siccome le frecce sono, andando da qua a qua, le frecce sono verso sinistra, quindi ho un valore negativo, ma quando vado al di là di qua, perché questo dipende da x, quando ho x positivo, le frecce sono nella direzione dello spostamento, e quindi il valore negativo che avevo di qua viene perfettamente compensato dallo spostamento di qua. Qua in questo spostamento non ho nessun contributo, qua succede qualcosa simmetrico qua, quindi qua l'integrale lungo un percorso chiuso è zero, qualsiasi curva chiusa, convincetevi che qualsiasi curva dura respiro profondo, che qualsiasi curva chiusa vi darà sempre zero, convincetevi che basta una curva, quella rossa, che non sarà zero, quindi questo non è rotazionale. Ok? Non è irrotazionale. Questo è un approccio, ma potete immaginare che, supponete che il campo vettoriale abbia le frecce disposte in maniera strana. Non so, abbia una... in questo punto la freccia è così, in questo punto è così, in questo punto è così, in questo punto è così. Avete una ricetta che vi dà le frecce e voi ne disegnate alcune, guardate le frecce e dite boh! Come faccio a sapere che questo è un campo irrotazionale? Guardando solo qualche freccia, non è certamente quella la strada. C'è uno strumento molto potente che useremo nel corso, che si chiama il rotore. Ed è questo oggetto qua. A me piace usarlo perché è uno strumento potentissimo, ma è anche un ripasso di tante cose. Quindi c'è una quarta definizione che è equivalente alle tre, un altro modo per dire che un campo vettoriale è irrotazionale. V è irrotazionale, e questa forse è la più semplice da ricordare a memoria. Un campo vettoriale è irrotazionale se il suo rotore è zero. Se il suo rotore, ovviamente adesso sto per dirvi cos'è il rotore, è nullo, è sempre nullo, eh? Ovunque, forse la parola sempre non è ovunque nullo. Cosa cazzo è? Cos'è il rotore? Il rotore si scrive così, c'è l'operatore nabla. Quindi cos'è nabla? Nabla, che è chiamato anche tra amici l'operatore gradiente. Nabla cos'è? È un operatore vettoriale, è un operatore differenziale, cioè un operatore di derivate, ma nel senso vettoriale del termine. Nella direzione x c'ho l'operatore derivata parziale rispetto a x. Di nuovo, questo è sul PowerPoint, potrei non dire nulla e dite andate a vederlo. Per cortesia, state in silenzio.
Il rotore è questo oggetto qua. Quello è il prodotto vettoriale. Ed è il seguente oggetto. Si sta strozzando? Qualcuno sa la mossa di Heimlich? Dove si da dietro si... Così al su. Poi fate nelle scuole superiori pronto soccorso? Secondo me dovrebbe essere obbligatorio. Cioè potete salvare la vita di una persona. Quindi se io stramazzo al suolo nessuno sa fare niente? Questo è il rotore. In coordinate cartesiane. In coordinate cartesiane ortogonali di solito. Questo è il rotore. È un oggetto che adesso espanderemo, però lo espanderemo proprio con le regolette che già da un po' di tempo abbiamo visto col prodotto vettore. Cioè fate il prodotto vettore tra l'operatore nabla, pensata come se fosse un vettore, e il campo V. Ok? Lo fate in un punto, adesso vi spiego. Questo lo espandiamo, no? Questo oggetto avrà il rotore che nei vecchi testi, prima dell'invenzione di questa notazione, veniva scritto così, rot v. Questa è la vecchia definizione, la vecchia scrittura, rot o rotore. Il rot v cos'è? È un altro vettore, cioè il rotore di un vettore è un vettore. Il rotore di un vettore è un vettore. Quale vettore? È un vettore, quindi dovete specificare quanta parte è nella direzione x, quanta parte è nella direzione y, quanta parte è nella direzione z. Il modo per saperlo, che vi consiglio di usare, anzi obbligatorio, non è che vi consiglio, dovete saperlo, è dovete espandere con la famosa regola di Cramer questo oggetto, che dovete saperlo manipolare, perché l'abbiamo già fatto un mese fa, abbondante, il protovettore. Quindi questo sono tre pezzi. Avete una componente nella direzione x, avete una componente nella direzione y e avete una componente nella direzione z. Qual è la componente della direzione x? Voi fate così e vedete, dovete valutare in maniera formale il determinante di questa sottomatrice. Cioè dovete fare questo che si applica su questo, meno questo che applica su questo. Quindi la derivata parziale di vz rispetto a y meno questo che è applicato a questo. Quindi la derivata parziale di vy rispetto alla coordinata z. Ok? Quindi è questo operatore che viene applicato a questo vettore, a questa funzione, meno questo operatore applicato a questa funzione. Questa è la componente x. Ok? È chiaro che il rotore è una funzione, è un vettore, ma è un vettore che è un campo vettoriale esso stesso. Perché dipende dal punto, no? Dove siete? Dove siete? C'è questo rotore qua. Il rotore esso stesso dipende dalla x, y, z di dove siete. Perché le derivate parziali dipendono da dove siete, in quale punto siete. Il valore di questo dipende dal punto x, y, z dove siete. Questo dipende dal punto. Quindi quello che sto scrivendo dipende dal punto. Cambiate punto e le derivate parziali saranno diverse, quindi il rotore è diverso. Qual è la componente y del rotore? Allora dovete guardare quello che sopravvive a coprire la prima riga e la seconda colonna e vedete che dovete fare questo applicato a questo meno questo applicato a questo. Quindi, con molta pazienza, io non le so le mani, me ne cavo con questo.
Quindi ho questo applicato a questo, quindi derivata di Vx rispetto a Z meno la derivata. Una volta che ne avete scritto uno, l'altro è facile, deve solo scambiare i pedici, no? Quindi questo diventa Vz rispetto a Vx rispetto a X. Ok? Questo applicato a questo. Poi quando avete finito di scrivere, non dovete subito, mi dica, c'è un errore di stampa? Sì, o di Y, cioè il segno scambiato, quello è derivato parziale di Z. Faccia controllare da me, perché non ho capito, lei non sa spiegare bene, non so dove sto, devo guardare. Fuochino? Di là? Là, quello prima? Là. Sì. Dov'è l'errore? Là deve essere V di Z. Non no, no, è giusto invece, perché c'è il famoso segno meno, no? Non c'è la regoletta di Cramer con meno 1 alla I più J? Giusto? Ho ragione o ho torto? Però grazie, no, ma grazie, perché vuol dire che lei sta seguendo, perché lei ha cercato di pensare in anticipo e ha visto che era in disaccordo con me e ha sollevato la mano. Bravo, tu, un applauso. No, è così che bisogna fare, è proprio così che bisogna fare. Cioè lui si è accorto di un errore, poi è un errore di aver pensato di aver trovato un errore, ma si è accorto perché si stava applicando, quindi di nuovo, una volta che avete scritto, guardate, prima cosa da guardare è guardare i pedici, no? Nella componente X, come nel modo di fare il rotovettore, non ci devono essere, per quello che concerne la componente X del rotore, non ci devono essere i pedici X, giusto? Ho sbagliato se vedo qua sotto una X da qualche parte. Ho sbagliato se vedo una Y qua sotto. Ho sbagliato se vedo una Z. Non c'è la X, bene. Primo segno, primo test è positivo. Poi non devo vedere vedete che se c'è la Z sopra, la Y deve essere sotto. Poi però devo averlo scambiato con la Y e la Z con un segno relativo tra loro. Tra loro, ma chi è il positivo? È là che uno deve guardare e pensare alla regola di Cramer, eccetera. Mi pare che sia giusto, va bene? Ok? Allora, applichiamolo a questi due campi, coraggio! Verifichiamo che il rotore di questo è zero. Allora, io cosa devo fare? Quindi, rot di questo signore qui, track. Qua cosa scrivo? Scrivo le componenti di Nabla, dell'operatore a gradiente. Devo scrivere le componenti di lui. Quindi uso una notazione semplice, così risparmio un po' di gesso. Questa notazione qua cos'è? Vai, cresciamo un po', usiamo la notazione in maniera un po' sportiva. Chiaro che uno potrebbe chiedere, ma cos'è questa roba? Questo. E perché lo usa? Perché sono pigro. Questa è la derivata parziale rispetto a X. Questi qua sono le componenti dell'operatore Nabla. Poi scrivo le componenti di V. Quali sono le componenti di V? Guardatela! Qual è la componente X? Qual è la componente Y? Qual è la componente Z? Non ha una componente Y, non ha una componente Z, ha solo la componente X. Quindi scrivo qua la X, qua è 0. Allora fate il conto, è evidente, guardatela un attimo, quando faccio la componente X ho la derivata rispetto a Y di 0 a 0, meno la derivata rispetto a Z di 0 a 0, quindi questo ha 0 nella direzione X, nella direzione Y, qual
Quando faccio questo, cosa ho? Ho la derivata rispetto a x di 0 è 0, ho la derivata rispetto a z di ax, questo dipende da z? No. Ma avete capito come funzionano le derivate parziali? Chi ha seguito il precorso? Sì, forse quelli che non hanno seguito il precorso, uno si chiede cosa stavano facendo. Deve essere chiaro, perché evidentemente non mi sembra che sia chiaro. Perché, perché la derivata rispetto a z di questo è 0? Perché questo non dipende da z. E la derivata rispetto alla componente z, u di x cos'è? U di z? La derivata rispetto a x di 0 è 0. E la derivata rispetto a y di ax, questo non dipende da y, quindi è 0. Quindi il rotore di questo campo vettorale è il vettore nullo. Attenzione, questo è il vettore nullo, è una freccia. Non è nullo, non è un numero, è il vettore nullo. Quindi questo è il vettore nullo. Questo è un campo irrotazionale. Il rotore è 0. Quando è che un campo vettoriale è irrotazionale? Quando non ha rotore, irrotazionale, quel ir, non rotazionale. E per un matematico rotazionale vuol dire che ha un rotore. Se il rotore è nullo, è irrotazionale. Questo qua, coraggio. Cosa cambia? Guardate com'è fatta. Qual è la componente x? Qual è la componente y? Qual è la componente z? Di nuovo, questo non ha il componente x, y e non ha componente z. Quindi qua metto 0, qua metto 0 e qua metto la componente x che ha y. Ok? E quindi, di nuovo, qual è la componente x del rotore? O questo che si applica su questo, derivata parziale rispetto a y di 0 è 0, la derivata rispetto a z di 0 è 0, quindi questo ovviamente è 0 nella direzione x. Nella direzione y come siamo? O la derivata rispetto a x di 0 è 0 e la derivata rispetto a z di a y, che non dipende da z, è 0. Cosa succede alla direzione z? Derivata di x rispetto a x di 0 è 0, la derivata rispetto a y di a y non è 0, è a. Il rotore è diverso dal vettore nullo. Quel campo lì è rotazionale, si dice, cioè ha un rotore diverso da 0. Quindi irrotazionale vuol dire che ha rotore nullo. Invece quando il rotore è diverso dal vettore nullo, ovviamente dire che è rotazionale è molto pericoloso, perché irrotazionale o rotazionale, basta quel piccolo ir che uno prendendo appunti magari non lo nota, quindi hanno inventato una parola nuova, ok? Quindi si dice, certo, si può dire che è rotazionale, è italiano questo, no? Irrotazionale non lo è, rotazionale lo è, ma c'è una parola che si usa proprio per evitare di confondere due parole se uno prende appunti a pallavoce, e si dice, molto, la parola strana, però la giustificazione viene dalla fisica, si dice che è solenoidale. E la base qua è il solenoide, eh? Solenoide. Perché solenoidale è così diverso da irrotazionale che non c'è il rischio di confonderli, d'accordo? Domanda. Esercizio da scritto. Questo è solenoidale o rotazionale?
calcolate il rotore, fatelo, mentre io cancello la lavagna. Coraggio. Quindi mi raccomando, quando fate una derivata parziale rispetto a una variabile che so x, dovete pensare alle y e alla z come se fossero costanti, no? In una derivata parziale rispetto a x, cosa facevate? Facevate un rapporto incrementale dove variavate solo le x, lasciando stare le y e la z, e poi facevate il limite per delta x che tende a 0. Quindi nella derivata parziale rispetto a x dovete pensare alla y e alla z come se fossero costanti, e quindi applicare le regole di derivate che conoscete già da un po' di tempo. Provate a farlo. Allora, qual è la componente x e qual è la componente y? Ovviamente questo a 0 nella direzione z. Ah, una cosa che merita essere detto, nel quello che abbiamo appena fatto, guardate un attimo, ripeto di non aver fatto questo commento, ma non voglio perdere l'opportunità. Qual era il grafico? Era questo? Eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Era questo il grafico. Il rotore questo è l'asse X, questo è l'asse Y, e Z esce dalla lavagna. Il rotore è perpendicolare alla lavagna. Guardatelo. Il rotore è perpendicolare alla lavagna. Ok? Va bene. Fate questo, coraggio. E chiedetemi. Solenoidale o irrotazionale? Calma. Cos'è questo di nuovo? Dai. Sto facendo la componente z, perché ci siamo convinti che la componente x e y è 0. Componente z, guardatela. Questo applicato a questo, quanto vale? Beh, questo applicato a questo. Ah, forse nella formula, questo era, qua c'era un segno meno, no? Giusto? Perché avevo questo su questo meno, quindi spero che c'è un segno meno. Quindi il rotore perpendicolare alla lavagna, ma entrava nella lavagna. Entrava nella lavagna. E quindi la conclusione è solenoidale o irrotazionale? Pensate, guardate e pensate, avete un cervello, usatelo. Dipende! Dipende. È irrotazionale se B uguale A? Dipende. Una delle grandi cose che del pensiero scientifico è che dipende. Guadagnate un po' di tempo se qualcuno vi chiede una domanda e voi dite dipende.
e poi pensate, perché dipende le cose, eh? Dipende. Quindi, quando B è uguale ad A, avete che è rotazionale. E quando B è diverso da A, è solenoidale. Che aspetto ha questo grafico qua? Qualcuno riuscirebbe a disegnarlo? Che aspetto ha? Sapreste, questo è un tipico scritto, eh? Sapreste disegnare questo? Visto che B deve essere uguale a A, fate questo. Sapete disegnarlo? Fate qualche disegno, qualche freccia per convincervi. Se volete, questa è la somma di due grafici, no? Uno è questo qui, e un altro questo qui. Se questo è l'asse X, questo è l'asse Y, l'asse X, l'asse Y. Questo l'abbiamo disegnato prima, no? Quindi avete che la cos'era? Dipende da Y, quindi il grafico è questo qui. Freccia, freccia doppia, freccia tripla, freccia... Quante volte lo devo disegnare questo? Freccia doppia, freccia tripla. Questo è questo qui. Questo che aspetto ha? Queste frecce sono nella direzione X, queste frecce sono nella direzione Y. E queste frecce vanno verso l'alto quando X è positivo e vanno verso il basso quando X è negativo. Quindi quando sono qui ho una freccia, quando X è positivo ho una freccia verso l'alto, questa è una X doppia, una freccia così, questa è una X tripla, una freccia così, questa è una X negativa, è così, X negativa, è così. E ovviamente tutti i punti, no? Questa ha un rotore entrante, cosa che abbiamo appena calcolato, no? Il rotore di questo era meno A U di Z. Cosa sarà il rotore di questo secondo voi? Verificatelo, verificatelo per cortesia. Il rotore di questo, chiamiamo questo V1, il campo vettoriale 1, e questo è il campo vettoriale 2. Quindi la V è la somma di due campi vettoriali, questa è la V1 e questa immaginate sia la V2. Quale sarà secondo voi il rotore? Fate il conto e vedete che è B U di I, U di Z. Infatti il rotore di V perché questo passaggio che sto facendo vi chiedo di verificarlo, che il rotore è un operatore lineare. Questo è uguale. Cosa vuol dire che è lineare? Verificate questo, verifica linearità. Verificatelo. Cosa vuol dire? Che questo passaggio è legittimo, verificate che sia possibile. Cioè che il rotore di questo potete veramente scomporlo come la somma dei due rotori. Allora, facciamo il caso che A e A siano uguali, ok? Che aspetto avrà il grafico? Quindi nel caso che B è uguale ad A, che aspetto ha questo grafico? Cioè il grafico di del vettore campo vettoriale A Y U di X più A X U di Y, cioè che è la stessa cosa che dire A per il campo vettoriale fatto così. Che aspetto A? Dovete fare la somma di queste frecce. Quindi in questo punto, per esempio, in questo punto avete questa freccia, in questo punto cos'è? Zero. Quindi in questo punto avete questa freccia qua. In questo punto qua è la freccia 0, no? Tutti i punti che hanno x uguale a 0 hanno frecce nulle. Ma pensate a questo punto qui, a un punto che sta... che ha x e y uguali. Questo punto qua, come lo disegnerete? Se x e y sono uguali, avete due frecce, una nella direzione x e una nella direzione y, che sono uguali. Quindi la freccia in questo punto è una freccia che è esattamente a 45 gradi, non vi pare? Perché è la somma di una freccia che è così più una freccia che è così. Ma un punto che qua, per esempio,
facciamo un punto che è allo stesso y ma a tre volte la x. Questo punto qua, che aspetto ha la freccia? Ha la stessa y, quindi ha la stessa y, e quindi la componente x di questa freccia è la stessa di questa, no? Invece la componente y, avendo un 3x, è tre volte questa. 1, 2, 3. E quindi la freccia risultante è così. Cioè lo scopo di questi giochetti è solo farvi capire che si può specificare un campo vettoriale dando le coordinate. Datemi le coordinate e io vi dico che freccia disegnare. Perché la freccia è specificata una volta che conosco le XYZ. Quindi la freccia in questo punto ha la stessa componente x, vedete che la componente x dipende da y, invece la componente y della freccia dipende dalla coordinata x. Quindi sfidate voi stessi sul vostro quaderno a disegnare la freccia di questo campo, cioè quando b e a sono uguali, quando la freccia di quando i punti di qua, 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 disegnate alcune e provate a sfidatevi a riempire il quaderno con 4-5 frecce e chiedetevi, io ho capito? Va bene? Ok, in questi pochi minuti che mi rimangono voglio farvi una semplice semplice teorema che di nuovo fa parte del capire come le varie vari modi per descrivere un campo irrotazionale si equivalgono in un certo modo. Questa è una cosa che chiedo molto spesso per avere un 21 o un 22. Se vi accontentate di un 18 potete addormentarvi. Supponete che avete un campo vettoriale che è il gradiente di un campo scalare. Cioè un campo irrotazionale. Io vi devo convincere che se questo è vero, allora integrale col bilineo da A, B, di V, in R, non dipende, oppure che la circolazione è zero. Vi devo convincere di questo. Ma adesso voglio convincervi che se il campo è così, il suo rotore, se questo ha la pretesa di essere un campo irrotazionale, cioè se vi convinco che questo implica questo, quindi è un campo irrotazionale, quanto vale il rotore di un campo così? Per essere irrotazionale deve essere zero. Quindi io voglio convincervi che questo è vero. Scegliamo, tanto buona volontà. Un po' di spazio. Meglio scrivere per esteso finché la gente non ha capito. Poi una volta che ha capito possiamo magari usare una notazione più snella. Se uso già la notazione snella magari perdo. Qua qual è la componente x, y, z di questo vettore? La componente x è la parte x del gradiente, quindi è la derivata di phi rispetto a x, la derivata di phi rispetto a y, la derivata di phi rispetto a z. Sto dicendo sia v il gradiente di una opportuna phi, di un campo scalare. Quindi la componente x è questo qua, componente eccetera, ok? Quindi dobbiamo valutare con molta pazienza. Io vi farò solo il primo, la prima componente, perché i più svegli di voi saranno capacissimi di fare, di completare il conto da soli. Anzi, i più svegli non faranno nemmeno il conto, perché capiranno che è ovvio che è zero anche per le altre componenti. Quelli che magari sono meno sicuri di sé con la matematica dovranno magari fare passaggi per esteso, ma basta che io vi spieghi come funziona la prima componente che dovreste vedere come funziona con la seconda, con la componente z e la componente x, y. Qual è la componente x? Devo prendere questo e applicarlo a questo. Questo è 30 di quadrato. Ho la derivata rispetto a y
della derivata di φ rispetto a z. Questo applicato a questo, meno questo applicato a questo. E poi ci sarà la componente y e la componente z. Quello che sto per fare qua dovreste assicurare di farlo anche per quelli, quindi se vi convinco che questo è 0 sarà facile convincere che questo è 0. Allora, useremo un po' una notazione qua, è una notazione che si è già familiare. Quando noi facevamo, per esempio, avevamo la coordinata x e ci facevamo la derivata rispetto al tempo, questa era la velocità. L'accelerazione cos'era? Questa era la velocità. L'accelerazione era la derivata della velocità rispetto al tempo e quindi a rigore uno fa la derivata rispetto al tempo della derivata rispetto al tempo di x. E per risparmiare gesso cosa facevamo? Usavamo la notazione che era così. Si fa una cosa simile qua. Questa è la derivata rispetto a y della derivata di φ rispetto a z, cioè prima avete la φ, la derivata rispetto a z, ottenete qualcosa e di quello fate la derivata rispetto a y. Allora qua forse è il caso, uso la notazione perché probabilmente sta per suonare l'ora e quindi devo andare veloce e riprenderò brevemente. Questo lo scriviamo così, la derivata seconda di φ. Ok? Questa è la notazione che uso per risparmiare un po' di gesso. Vedete che preservo, sto leggendo da destra verso sinistra. Prima questo, poi quello. Prima questo, poi quello. Va bene? Guardate questi due. Cos'hanno di diverso? Sto derivando due volte la φ. Il primo prima rispetto a z, poi rispetto a y, e questo è prima rispetto a y, poi rispetto a z. Allora, vediamo se riesco a dire in poche parole. Sia questa una funzione di x, y e z, che so, a, x quadro, y alla cubo, z. Quali sono le derivate parziali? Allora, la derivata parziale di f rispetto a x, cosa si fa? Si deriva pensando y e z come costanti, quindi questo è 2a, 2a x y cubo z. Qual è la derivata rispetto a y? Penso alla x e z come costanti, quindi 3a x al quadrato y al quadrato z. Qual è la derivata di f rispetto a z? Derivo pensando alla y e la a e la x come costanti, quindi ho a x quadro y cubo. Molto facile. Quali sono le derivate seconde? Ho le derivate seconde, posso derivare questa, vedete è una funzione, questa è una funzione e posso derivare essa stessa, quindi posso fare la derivata seconda di f rispetto a x, e questo tanto per fare un esercizio, penso alla x e penso alla y e alla z come costanti, quindi ho 2a y al cubo z, ma posso derivare la derivata, questa funzione posso derivarla anche rispetto a y, quindi faccio prima rispetto a x e poi rispetto a y, quindi devo derivare questo rispetto a y e quindi vedete che qua avrei, aiutatemi a non sbagliarmi, quindi avrei 6a x y al quadrato z, siete d'accordo? Ok, guardate qua la derivata seconda rispetto a y, potrei derivare un'altra volta rispetto a y perché mi piace farlo e avrei uguale a, quindi qua avrei 6a x al quadrato y z. E potrei derivare anche rispetto a y e z. Che caldo! Ho già derivato y e voglio derivare rispetto a x. Ok? Quindi qua ho penso quindi rispetto a x, quindi penso y, questo diventa 6a x y al quadrato z. E se non ho sbagliato, e non ho sbagliato, guardate qua. Questa si chiama derivata seconda mista, questa è la derivata seconda pura rispetto a x. Certo che potrei fare anche, potrei fare il discorso, ma questa è la derivata seconda pura, vedete che sto insistendo a derivare rispetto a x. Questa invece sto derivando prima rispetto a x e poi la y, quindi derivo due volte,
ma rispetto a variabili diverse, quindi lo chiamo un misto in quel senso. Questo è derivato prima rispetto all'x e poi all'y. Questa è la derivata mista, seconda mista, ma avendo derivata prima rispetto all'y e poi rispetto all'x. E guardate come sono esattamente la stessa funzione. E c'è un teorema di analisi delle funzioni a più variabili che si chiama il teorema di Schwarz. Credo che si scrive così, non ho controllato prima di venire a lezione stamattina. Credo che si scriva così. Datemi 2 secondi per scrivere questo teorema. Che controllate perché mi sono dimenticato di guardare, io ho una pessima memoria, di solito controllo prima di venire a lezione. Dice che se la funzione ha più variabili, non è patologica nel senso di matematici, è derivabile in tutte le direzioni e ci sono altre ipotesi, allora la derivata seconda mista non dipende dall'ordine con cui derivate. Ok? Non dipende dall'ordine. Fate la derivata seconda mista, ma non dipende da quale iniziate, con quale iniziate a derivare. Quindi, per il teorema di Schwarz, cosa concludete? Che questo è uguale a zero. Il teorema di Schwarz vi dice che questo è uguale a zero. Come sarà uguale a zero anche la componente y e anche la componente z? Perché sia nella componente y che nella componente z avrete le derivate seconde miste di quale variabili quando fate la componente y? Delle variabili x e z. Qua, quando fate la componente z, avrete le variabili x e y, ma avrete entrambi che appaiono, derivata mista così, dove derivate prima rispetto a uno e poi l'altro meno, e per i Schwarz sono zero. Quindi abbiamo appena visto una cosa molto interessante, che è un campo che è irrotazionale in questo senso e irrotazionale così, quindi questi due modi sono equivalenti tra di loro. Manca ancora il passaggio dove devo convincervi che se questo è vero, allora questo è vero. Ma vedete, questo è un altro modo per dire com'è un campo ed è estremamente importante. Quindi, in generale, per parlare di campi di forze, un campo conservativo, cioè un campo irrotazionale, è scritta come il gradiente di un opportuno campo scalare. Quindi ha rotore nullo, quindi campi irrotazionali, campi conservativi possono essere descritti così o così, è la stessa cosa, sono due modi matematicamente equivalenti della stessa cosa. Ci vediamo alle 2.